Che dite, si sente l'aria natalizia, raga? Buonasera, buonasera, buongiorno, buonasera, non so quando state guardando il vlog. Benvenuti a un nuovo episodio del Samus Vlog. Come sapete, ogni tot episodi dedico un episodio di questo vlog a Londra. E infatti in questo episodio vi voglio parlare del Natale a Londra. O meglio, di come si senta già il Natale qua a Londra. Appena finito in ufficio, siamo al 13 novembre e qua sembra già Natale. Per questo vi voglio portare nelle zone dove il Natale si sente già. Perché raga, potete crederci o meno, potete essere religiosi o meno, però io amo il Natale. E dato che questo è il mio vlog, vi voglio parlare di questo tema. Come prima tappa ho scelto Piccadilly Circus, perché hanno appena riacceso gli schermi. Iniziare proprio da Piccadilly perché prima cosa hanno messo gli schermi nuovi e sono veramente fantastici. Dal video in realtà non rendono, ma a parte gli schermi comunque, Piccadilly è il centro e si sente l'aria natalizia. Anche se ad esempio il lunedì sera si inizia a vedere la gente in giro che inizia ad andare a comprare i primi regali, e quindi ho voluto iniziare proprio da Piccadilly. Adesso ci trasferiamo, facciamo qualche passo più in là, andiamo a Leicester Square. Allora raga, ho incontrato Andrea e... Ciao ragazzi, che segue il vlog. Sempre a top, sempre, dal primo episodio ragazzi, dal primo. Allora adesso in quattro episodi di fila che incontro qualcuno che segue il vlog. Io ho detto è impossibile che il prossimo ne incontro un altro, invece Andrea... Seguitelo su Instagram per beccarlo in giro per Londra, trovate la stories, trovate Piccadilly, quindi è Instagram una garanzia e poi il vlog venerdì, immancabile. Andrea è qua da? 2 anni e mezzo, partendo dalla sua house in centro a Soho. Che è un locale figo, mi piace Londra. Londra è una figata, ti fa un sacco di alti e bassi, decidi di tornare in Italia magari dopo un anno, però poi ci ripensi perché Londra è Londra, l'Italia è un po' classico. Ti dà ma si sa cosa ti toglie, quindi... Classici Londra. Alti e bassi di Londra. Sì. Venite comunque perché merita, soprattutto adesso, Natale. È una figata, quindi. Grazie mille. Piacerone. Piacere mio. Grazie. Ciao. Figata raga, lo sapete che mi fa piacere beccarvi in giro, conoscervi, parlarvi. Veramente contento. Comunque voglio ricordarvi che è il 13 novembre, che oggi è il 13 novembre, quindi la cosa che amo veramente di Londra è che già da inizio novembre si sente l'aria natalizia. Lo spazio fra estate e inverno è veramente piccolo, perché come finisce l'estate, tempo un mese, parte subito il Natale. Amo questa cosa. Per l'occasione a Leicester Square hanno creato un mercatino e ce ne sono tanti in giro per Londra. Bellissimo ragazzi. Non possono mancare le caramelle. Che dite, si sente l'aria natalizia, raga? L'unica cosa negativa è che mi mangerei in mezzo al mondo, ma con la dieta non è l'ideale, raga. Quindi spostiamoci da Harrods. Per andare ad Harrods dovete prendere la linea blu, ossia la Piccadilly Line, e scendere a Knightsbridge. Harrods, per chi non lo sapesse, è un centro commerciale, però non è un centro commerciale normale. Dentro è fatto benissimo, è molto particolare, i prezzi sono abbastanza proibitivi. E diciamo che è molto famoso anche perché era in passato del padre dell'ex compagno della principessa Diana. Ecco raga, quando parlo di area natalizia è proprio questo che intendo. Le vetrine di Harrods sono uno spettacolo. Ragazzi, se l'esterno è bello, l'interno è bellissimo. Finta raga. Sarebbe il mondo da vedere, potrei restare ore. È ora di andare, voglio farvi vedere tantissimi altri posti. Ok, l'altra tappa quando si parla di Natale e di sentire Natale è per forza Covent Garden.
Ecco raga, perché vi ho portato a Covent Garden? Perché anche qua si sente l'aria natalizia. Infatti hanno giusto messo l'alberello di Natale. Vi assicuro che non è piccolo. Ma che Covent Garden è magico sto Natale. Sono mercatini super originali, bancarelle super originali. Qua hanno messo anche la renna. Ci spostiamo velocemente perché le cose da farvi vedere sono veramente tante. Ecco la riflessione personale, penso che il Natale sia un po' uno stato d'animo. Qua si abbelliscono le piazze, fanno tutte le strade tema natalizio, però credo che la gente in realtà viva molto di più il Natale. Un po' perché nei paesi nordici si sente un po' di più, però ad esempio io lo vedo che adesso tutte le aziende qua organizzano Christmas party, che ci sono sì è vero anche in Italia, però qua sono proprio molto molto comuni e molto sentite. Forse noi viviamo un po' di più il pranzo di Natale e quindi il 25 tutti a tavola in famiglia, quello assolutamente, però qua si vive forse di più il periodo natalizio, ossia due mesi pieni. Naturalmente questo è dato anche a Londra soprattutto dalla condizione economica, che per quanto Londra possa essere cara, comunque la gente lavora tanto, sta bene economicamente. Ma detto tutto ciò, come sapete è un vlog personale e quindi mi fa piacere far vivere il Natale anche a chi magari non può viaggiare o non può vedere altre città e vederlo attraverso i miei occhi, o meglio il mio obiettivo. E come vi ho detto, l'altra tappa era per forza Carnaby Street. Non credo che ci sia bisogno di spiegare perché. Credo che basti farvelo vedere e girare l'obiettivo. Si trova tra Oxford Circus e Piccadilly. È una parallela di Regent Street comunque. Questo portarvi in giro, raga, mi è venuta fame, quindi mi sono dovuto fermare a mangiare perché non abbiamo ancora finito le tappe. Però prima che mi dimentichi volevo chiedervi se voi siete mai stati a Natale a Londra, oppure se vivete a Londra, se c'è qualche posto che non ho incluso nel video. E come altra domanda, cosa vi piace un sacco della vostra città in base a dove siete, così se per caso qualcuno è in zona può visitarla. E mi raccomando, scrivetelo sotto nei commenti di questo video. Prima abbiamo altre tre tappe fondamentali, però appunto appena finito il video commentate qua sotto. Io nel frattempo continuo a mangiare. L'altra parte di Londra dove volevo assolutamente portarvi non poteva che essere Oxford Circus, o meglio Oxford Street. Qua devo dire il Natale si sente veramente tanto. L'altra cosa per cui si sente tanto il Natale è perché tutti si comprano questi maglioni osceni, natalizi, che però sono talmente osceni che sono belli. E addirittura c'è il Jumper Day dove tutti vanno in ufficio, e quando dico tutti parlo anche di broker o aziende serie, qualsiasi tipo di azienda sia, vanno in ufficio con il maglione natalizio scandaloso, improponibile. Però il tutto aiuta appunto a sentire ancora di più l'aria natalizia. Questa via è veramente tutta bella, raga. Ancora lucine e altre lucine. L'altro posto dove volevo portare è Selfridges, cioè le vetrine sono bellissime, il palazzo in sé è veramente bello. Metterei due settimane a farvelo vedere tutto, quindi vi consiglio, se riuscite, è di venirci. E noi passiamo all'ultima cosa di cui vi voglio parlare, sul perché si sente già Natale a novembre. Siamo arrivati all'ultimo punto in cui vi volevo portare. È un po' tardi, sono le 9, però meritava veramente tanto. E vi ho portato in una delle tante tante piste di pattinaggio che a Londra mettono su per il periodo natalizio, e questa è bellissima. Ora c'è solo un problema, non ho mai pattinato in vita mia, quindi se state vedendo questo video vuol dire che io sono sopravvissuto, la vlog camera è sopravvissuta. Andiamo a ritirare i biglietti e proviamo. Comunque vi assicuro che anche qui l'area natalizia si sente. Raga, c'è solo un problema, non possiamo entrare con la camera. Prova a vloggare col telefono, sempre che non mi ammazzi. Io raga, non so come finisce questa storia. Per il momento male male, ho visto due volare
mi ha un po' preoccupato la cosa. Migliori, allora, prima cosa, sto riuscendo a pattinare col telefono in mano. Non sono caduto, mi sono quasi rotto di nuovo il ginocchio. Ma a parte questo, è veramente bellissimo. La location è bellissima, ragazzi. Ragazzi, scusate se l'immagine è mossa, ma è già molto che ci sia un'immagine. Pattinata finita. Bellissimo, se siete in questa zona dovete assolutamente venire a Somerset House a pattinare. Niente, spero vi sia piaciuta la puntata. Per farmi un bel regalo di Natale, cliccate like, condividete il più possibile e lasciate un commento. Quando state vedendo questo vlog sarà venerdì, quindi mi raccomando, uscite, divertitevi, uscite con gli amici, non bevete troppo, fate come volete, come al solito. E noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata del Samus Vlog. Buona!